Buongiorno, sono Paolo Lopriore, il ristorante Il Portico ad Appiano Gentile, che non è nient'altro dove poi sono nato, Appiano Gentile, nel mio paese. La cosa che mi entusiasma oggi è parlare con voi della salsa al pomodoro, che in Italia determina il cuoco più bravo, mentre in Francia entrava nelle 5 salse madri della cucina, che Escoffier aveva comunque catalogato. L'inizio della mia carriera parte da Appiano Gentile, dove poi ho deciso di ritornarci nel 2016. Ho iniziato con la scuola alberghiera per poi avere la fortuna di poter fare uno stage scolastico nel ristorante di Gualtiero Marchesi. Da lì sono andato alla Maison Trois Gros, dove lì ho conosciuto veramente che cos'è il rigore verso il mestiere, che era soltanto per il nostro bene. Si lavorava seri, ma alle 2:30 si finiva. Non si stava in cucina fino alle 5 di pomeriggio. Per tradizione la salsa al pomodoro si accompagna alla pasta. Oggi ho scelto una penna liscia. Per gli italiani non è che c'è molto feeling con la penna liscia. Sarà perché forse è morbida, ma allo stesso tempo un po' farfallona. Però nella consistenza in bocca credo che se ha una salsa al pomodoro molto ridotta vicino può dare una grande espressione di masticazione. La salsa al pomodoro. Per farla tutto l'anno scelgo un pomodoro pelato, diciamo confezionato. Credo che col pomodoro fresco soltanto il mese di agosto può donare una vera salsa pomodoro, e non credo neanche in questa zona d'Italia. Vicino al pelato aggiungo olio extravergine di oliva, sale, pepe e aglio. Nell'aglio uso una tecnica tutta mia, che è quella di grattugiarlo alla pelle di squalo. È la grattugia che i giapponesi usano per la radice di wasabi. Quasi l'aglio schiuma grattugiandolo sulla grattugia, e questa cosa è anche importante nel momento in cui io vado a soffriggerlo nell'olio, perché essendo sminuzzato tutto alla stessa taglia non ho dei momenti dove l'aglio mi brucia perché è più fine o l'aglio rimane crudo perché è più grosso, come potrebbe capitare, no? Se lo trito al coltello. Per cui ho questa cottura omogenea e veloce e non lascio nessun residuo di sapore e l'aglio è digeribile. Utilizzo una pentola di coccio perché credo che il coccio sia importante per la traspirazione che dà alla salsa di pomodoro. Il filo d'olio amo aggiungerlo sempre sulle pareti, voglio che scivola all'interno per far sì che comunque continui ad andare fino al centro e non fa attaccare la salsa di pomodoro. Nel momento in cui scaldo il mio coccio, lentamente aggiungo il pomodoro pelato, schiacciandoli sempre man mano che li aggiungo. È importante aggiungerlo lentamente perché? Perché così non vado a creare uno shock termico con quello che può essere ingrediente calore. Alla fine amo sempre spegnerlo con un filo d'olio per addolcirla un po', per dargli quel sapore fresco che in questa ora o 2 ore o 3 ore ha perso. Non amo tanto creare il soffritto dentro quello che può essere la ricetta, è sempre questo che rimane dall'insegnamento marchesiano, dà soltanto quella piacevolezza iniziale, perché sentiamo lo sfrigolamento, il profumo della cipolla, del sedano, della carota, che però nel tempo danno poi qualcosa di consistente che non c'entra più niente col pomodoro. La pasta, che grande mondo, pensate soltanto la bellezza del suo formato che può determinare il nostro umore giornaliero, no? Perché scegliamo lo spaghetto, il fusillo, le farfalle, tutto quello che poi è stato creato per noi. In 200 grammi di pasta, in preferibilmente 2 litri di acqua. Ma perché? Perché dobbiamo trovare la proporzione che vuole la ricetta classica, che il rapporto è tra 1 a 10 per la cottura della pasta. Questo è importante perché? Perché mentre bolle poi rilascia comunque una parte di amido, e se lei continua a cuocere nel suo amido avremo sempre questo sapore che non è mai pulito del grano, qui non è una pasta pulita. Pensate, e qui andiamo fuori dal concetto pasta, ma in quanti paesi del mondo lavano il riso prima di cuocerlo, e tanti risottano la pasta per dei momenti dentro il suo sugo. Per cui secondo le regole del sapore
tu non hai più questa sfaccettatura, ma hai questa rotondità, che è vero che la fa rendere golosa, ma che però non determina poi comunque quello che è il concetto di mangiare la purezza del sapore. E qua ci siamo. Siamo a 3 ore di cottura. Ci siamo? Iniziamo allora a fare il sugo. La salsa pomodoro è pronta nella salsiera. Prezzemolo tritato, pepe nero e un filo d'olio per rinfrescare. Questo filo, quest'anima che c'è all'interno della pasta, che è l'amido, determina che la pasta è cotta bene. La serviamo a parte, bianca, giusto un filo d'olio. La muoviamo un pochino, copriamo con la cloche e ci appoggiamo al pas. Hai la pinza, Gianmarco? Grana padano e salsa al pomodoro. A posto. Via pasta al pomodoro. Assaggiarti la pasta in bianco, sentirne il suo profumo, metterci un po' di formaggio e incominciare a complicare il suo sapore, il suo profumo, per poi finire col pomodoro, oppure fare completamente il contrario. Questa è la grande libertà che ti puoi avere a tavola, che fondamentalmente è stata quella che noi in Italia abbiamo sempre avuto, no? Tanto è vero che le nostre tavole sono sempre arricchite di cibo e dove non c'è nessuna regola. Il bello della tavola italiana cos'è? Arriva la pasta, prima la guardiamo, che bella, poi sentiamo il suo profumo, poi incominciamo a mangiarla, ad assaggiarla e alla fine dobbiamo rilassarci per dire che è buona. Grandi paste al pomodoro, verrebbe scontato dire che è quella che poi ho sempre mangiato a casa mia, nel senso da mia mamma, ed è per questo che ho trasporto la ricetta rendendola, come dire, un po' più professionale, ma perché, come dire, è come il primo amore, non si scorda mai. Vi ricordo che sono anch'io tra i 100 protagonisti del cofanetto pasta con la mia cacio e pepe. Mi raccomando, non perdetelo e non lasciatevelo scappare. Ringrazio molto Italia Squisita per avermi dato l'opportunità innanzitutto di svelare un mio segreto. E questo non capita tutti i giorni. E vi aspetto tutti al ristorante Il Portico da Piano Gentile. Grazie ancora.